Una donna pienamente libera al punto da sciogliere i suoi capelli per asciugare i piedi di Cristo e di spingersi addirittura oltre fino a coprirli di baci. Ma quale ardire quello di Maddalena, lei prostituta, non sposa fedele, peccatrice, non pia osservante della legge. Fino a oggi la Chiesa la ricordava il 22 luglio con memoria obbligatoria, oggi la sala stampa vaticana fa sapere che per espresso desiderio di Papa Francesco, lo scorso 3 giugno Solennità del cuore di Gesù, nulla è casuale. La ricorrenza della Maddalena viene confermata al 22 luglio, ma elevata a grado di festa per la liturgia, cioè un gradino più in alto. Sarà celebrata al pari di Pietro e Paolo, per intenderci. Ma perché? Quali meriti ha questa donna? Soprattutto, chi è la Maddalena? La tradizione la identifica con una delle tre Marie, anche lei sosta, cioè sotto la croce, insieme a quella di Cleofa e di Salome c'è anche quella di Magdala, la Maddalena, appunto. Tutto il resto un rimando di versetti non sempre concordanti fra i quattro evangelisti, per cui sulla sua identità a lungo si continua a scrivere. Magdala è il luogo dove sarebbe nata, ma il toponimo basta per identificarla con la Maddalena, e ancora, è sempre lei l'adultera salvata dalla lapidazione, dalla celebre espressione "chi è senza peccato scagli la prima pietra"? Fu Papa Gregorio Magno a identificare in entrambe lo stesso peccato e sulla base di ciò a unificarne le figure. Il mistero tuttavia resta aperto, insieme ad altri interrogativi, e cioè: Maria Maddalena e Maria di Betania, la sorella di Marta, sono la stessa persona? L'accostamento avviene per tre motivi. Entrambe le donne lavano i piedi a Cristo, per entrambe l'episodio avviene a casa di un certo Simone, per entrambe il valore dell'olio di nardo è di 300 denari. Al di là delle risposte ancora da cercare, Maria Maddalena è il simbolo perfetto della redenzione. E il suo essere donna non la colloca un gradino al di sotto degli uomini, questo sembra voler ricordare Francesco, mentre la cronaca degli ultimi giorni annienta la gloria femminile. Proprio la Maddalena vede per prima Cristo nel giardino della risurrezione, prima fra tutti, ancor prima degli apostoli, una donna prima degli uomini, apostola apostolorum, lo dice San Tommaso. Molto si è scritto, a tratti anche esagerando, sul rapporto speciale tra lei e Cristo, innegabile però questa predilezione per cui la Chiesa la riconosce da sempre prima testis, cioè testimone del risorto. Sono perdonati i suoi molti peccati, spiega Cristo nel celebre episodio del vasetto d'olio profumato rotto a suoi piedi, perché ha molto amato. Il prossimo 22 luglio la Chiesa avrà una festa in più, il colore liturgico sarà il bianco, per riflettere sulla conclusione delle sue parole: colui al quale si perdona poco, ama poco.